Ci siamo divertiti sino adesso e lo continuiamo a fare perché oltre ad aver parlato di cultura con libri, cinema, pittura e poi anche con la musica non rimane che parlare anche di bellezza, di quello che riguarda il mondo della moda, delle modelle. Quindi abbiamo in diretta la nostra amica Otiliz Montero, ciao! Ciao Giuseppe! Buona serata! Che bello risentirti! Grazie, grazie. Allora, leggiamo una scheda che ti appartiene con Ninfa Leone. Otiliz Montero, nata in Ecuador, già all'età di 14 anni si era fatta notare per poter essere scelta ai casting di moda. Ma ahimè, essendo ancora minorenne, doveva avere l'autorizzazione ovviamente con i genitori, un po' all'antica il permesso le fu negato. Ma lei non demorde e si iscrive a scuola di ricamo e uncinetto, impegnandosi al massimo ottenendo il titolo di sarta professionale. Dopodiché all'età di 18 anni si trasferisce in Italia dove tenta di entrare nel mondo delle passerelle, purtroppo stavolta fu l'altezza a tradirla. Nonostante tutto continua a studiare stilismo e specializzandosi in moda di taglio e cucito, si sgrigna con loro, partecipa a due importanti eventi, creazioni abiti a Roma e Milano, vincendo il primo posto. Nel frattempo si presentò l'occasione di partecipare ad un evento etnico e si presenta non più come stilista ma bensì come modella, e così entra a far parte di questo shooting fotografico, dove ammette che da quel momento è rimasta completamente affascinata dal mondo della fotografia, e da lì si invia al lavoro di fotomodella. Venne subito notata da persone professionali avendo molto partecipato a serie infinite di casting, shooting e video musicali. Comunque il suo sogno rimane sempre giustamente il mondo della moda, e vuole avere una linea di abiti firmati da lei. Ecco qua, quindi abbiamo un po' seguito il tuo percorso per il quale adesso stai puntando fortemente come modella. Sì, intanto continuo a fare la fotomodella perché mi piace, la mia passione da quando ero piccola proprio, quindi... Ecco, cosa ti ha spinto però, come dire, a essere diciamo propensa al fatto di fare la modella? Insomma, sicuramente magari non so il fisico, la bellezza che è di base, ma c'è qualcosa che ti ha ispirato in particolar modo? Guarda, mi ricordo che quando ero bambina avevo le bambole e facevo i vestitini, e quindi mi piaceva tanto questo mondo, e quindi vorrei... Tutto quello che si riferisce alla moda vorrei viverlo, vorrei creare una linea, continuare a fare la fotomodella fino a quando si può. Ecco, quindi allora l'ambito del vestire, la stilista ti piacerebbe fare anche? Sì, intanto come ti ho detto prima continuo a fare la fotomodella, però continuo pure a tirare fuori qualche idea, non si sa mai in futuro tirare fuori una linea, capito? Certo, dare certo. Possibilità ad altre ragazze come me, gli piace il mondo della moda e farli indossare questi vestiti. Quindi diciamo che attualmente, notando anche gli shooting che sono presenti sulla tua pagina Facebook, c'è molto vestiario, c'è molto colore, forse perché magari c'è una linea che in particolar modo ti piace, o diciamo perché sono imposti da quelli che possono essere gli scenari, le location. Guarda, a me piacerebbe moltissimo fare una linea del mio paese, proprio che venisse... Quindi l'Ecuador, ricordiamolo, l'Ecuador, esatto. Proprio della mia città, dei fiori e delle frutta. Quindi mi piacerebbe fare qualcosa di colori, e i colori anche della bandiera, perché non fare tutte queste cose, no? Però purtroppo... il materiale, le cose che servirebbe per fare questa linea qui non lo troverei. Dovrei andare su in Ecuador e prendere tutti i materiali e cominciare a creare questa linea. È probabile, questo potrebbe essere un sogno che si realizzerà in futuro, non mai dire mai nella vita. Mai dire mai. Mentre mai come, dire mai. Come sogno di modella c'è per caso, non so, un desiderio di poter postare per qualche, non so, rivista importante, oppure di lavorare con qualche bravo fotografo professionista che è nell'ambito del mondo dello spettacolo? Guarda,
ho fatto un provino già per un videoclip che mi piace, speriamo che vada tutto bene e mi prendano. Si può dire qualcosina su questo videoclip, cioè se appartiene a qualche cantante italiano piuttosto che straniero? Veramente so che andrà fuori Europa, girerà pure fuori, però non mi hanno detto. Come dico, ancora è tutto top secret. Si dice il santo, ma non il peccato, vabbè, al contrario. Sì, no, va bene, abbiamo capito abbastanza bene, però dico, questo è un top secret e poi magari lo potremo scoprire prossimamente, in futuro, speriamo bene, incrociamo le dita. Io incrocio le dita che mi prendano. Certo. Quindi non posso dire niente perché magari dico e poi non mi prendono e quindi rimango male, no? Esatto. Quindi attualmente qual è stata l'esperienza più bella che hai vissuto come modella? Non so, un luogo in particolar modo? Le esperienze più belle che ho vissuto specialmente è stata una che, nonostante la mia altezza, ho avuto la possibilità di sfilare degli abiti da sposa. Quindi sono... e immaginata delle cose, un bellissimo matrimonio, cioè sembrava proprio un matrimonio di favola. Ah, magari ne creerai qualcuno tu. Sì, però come si dice, no? Si comincia piano piano, poi si arriva lontano, no? Quindi certo, tu hai scelto. Cominciare con le cose più semplici. Certo. Però intanto continuo a fare la fotomodella, continuo a fare la fotomodella. Esatto, mi quindi piace. Iniziare a fare e continuare questo lavoro. Diciamo, dicevo che hai scelto Roma come luogo dove vivi. E Roma offre tanto. Sì, veramente io sono molto felice perché a Roma mi hanno dato la possibilità che non ho potuto trovare nella mia città. Quindi ho avuto questa possibilità in tutti i sensi, in lavoro, in seguire il mio sonno, in andare avanti, a credere di più, a essere più fiduciosa, che al mio paese è un po' difficile che ti danno questa possibilità. Ok, quindi possiamo dire che ci sono dei sogni che speriamo possano diventare realtà nel tuo futuro. Sei abbastanza giovane, vediamo che solitamente ogni tanto nel tuo profilo vengono fuori degli shooting che si realizzano anche con dei fotografi. Vuoi salutare a proposito qualcuno in particolar modo? Oh, Dio, ci avrei da salutare a tanti. Comunque saluto a tutti quelli che mi conoscono, gli amici di Facebook che sono sempre pendenti di me, a chi conosco, a chi non conosco, farò ascoltare questo al paese mio, alla mia famiglia, ai miei genitori, a una mia amica carissima che è come mia sorella. Quindi saluto a tutti, un bacio grandissimo a tutti. Sicuramente saluterai anche la gente che è probabile possa anche essere collegata sul sito di radioinagrigento.it e si trova in Ecuador, quindi i tuoi concittadini, connazionali. Sì, certo. Mo io ho mandato il sito, speriamo che stanno ascoltando, però troveranno una piccola difficoltà per l'idioma, no? Perché loro parlano spagnolo e stiamo parlando italiano. Ok, però sentono la tua voce, quindi riconoscono in Neotilitz che è protagonista qui a Che Gran Serata. Bene, io voglio ringraziarti per la tua partecipazione, per essere stata nostra protagonista. Ti auguriamo tanta fortuna anche a te e speriamo di sentirci presto con delle novità che ci racconterai. Grazie, comunque io ti ringrazio tanto a te, a tutte le persone che lavorano con te per avermi dato questa bellissima possibilità. Grazie. Speriamo che sono stata capita. Purtroppo Te la sei ci vuole cavata del tempo per benissimo. imparare, Dario. Te la sei cavata benissimo. Ti salutiamo, grazie, una buona serata. Grazie mille, Giuseppe, Ciao, grazie. A grazie. presto, grazie, ciao.